Se ne sente parlare da parecchio tempo, sembra ormai una questione annosa, ma siamo ancora qui a discutere di crisi della rappresentanza. Nel senso che i partiti e i sindacati hanno qualche difficoltà a rappresentare gli italiani, sempre di più, perché ne parliamo tra pochissimo al Bene Comune, subito dopo la sigla. Buonasera e bentornati al Bene Comune. Crisi economica è quella di cui parliamo tutti quanti purtroppo da molto tempo a questa parte, ma c'è anche un'altra crisi più strisciante eppure altrettanto importante, che è quella della rappresentanza, che si fa sentire in tutti i paesi europei ma di cui noi italiani siamo in qualche modo degli esperti. Ne ragioneremo, cercheremo di capire le cause e il perché con i nostri ospiti di questa sera, che sono il professor Mario Ricciardi. Buonasera. Professore di relazioni industriali all'Università di Bologna, già componente dell'ARAN, cioè la grande agenzia nazionale che si occupava dei contratti della pubblica amministrazione. Professor Ricciardi, c'è una crisi di rappresentanza in Italia? C'è una crisi di rappresentanza a livello generale. Per quanto riguarda in particolare i sindacati, bisogna dire questo, che noi abbiamo oggi una forza sindacale ancora consistente nel nostro paese. Abbiamo, diciamo, il numero di iscritti ai sindacati in Italia supera i 10 milioni, considerando complessivamente i sindacati confederali. Quindi diciamo abbiamo un sindacato ancora forte. Certo, una crisi di rappresentanza c'è, basti pensare che metà di questi iscritti sono pensionati e quindi c'è un problema di rappresentanza sia, diciamo, tra i lavoratori attivi e soprattutto questo riguarda i giovani. Non c'è dubbio che oggi la capacità delle organizzazioni sindacali di avere seguito e di rappresentare, diciamo, gli interessi delle fasce più giovani è decisamente diminuita. E questo è un problema consistente sul quale credo che anche i sindacati stiano riflettendo, ma fanno molta fatica a trovare delle soluzioni. Questo dei giovani sarà uno dei fili conduttori della puntata di stasera, tenendo sempre il focus però sulla crisi della rappresentanza politica. Buonasera all'onorevole Elena Centemero. Buonasera. Esponente del PDL, perché c'è tanto distacco tra la politica e i cittadini a suo giudizio? Ma c'è un fortissimo distacco per due ragioni, due ordini di ragioni. Innanzitutto i partiti non sono stati più in grado in questi anni di recepire quelle che sono le esigenze e i bisogni della gente comune, dando delle risposte concrete ed immediate a tutti quanti i livelli, dal livello comunale al livello parlamentare. Ma poi secondo me c'è una crisi più profonda, che è proprio nella struttura e nell'istituzione stessa del partito. Il partito, i partiti, così come sono strutturati in questo momento, così come sono composti in questo momento, non sono in grado di essere una realtà aperta sul territorio, aperta alle persone, in grado di far sì, soprattutto in questo momento, io lo sento in modo molto forte, di far sì che le persone abbiano voglia di partecipare e di contribuire alla responsabilità e al bene comune. Sento un fortissimo distacco soprattutto nei giovani, il che mi preoccupa molto, perché i giovani solitamente partecipano alle diverse realtà se hanno dei testimoni credibili e quindi questo è uno dei punti centrali secondo me. E quindi, dice l'onorevole Centemero, mancano anche i buoni esempi, una cosa per l'appunto decisamente importante. Buonasera dal Vise Biffi. Buonasera, buonasera. Che ritorna al Bene Comune e ne siamo molto lieti, presidente dei giovani imprenditori di Asso Lombarda. Crisi della rappresentanza sindacale e politica, ma anche imprenditoriale delle grandi organizzazioni dei datori di lavoro, si dice. È d'accordo? Allora, io userei l'accezione crisi nel senso stesso etimologico della parola crisi, vale a dire trasformazione, evoluzione. Siamo in una fase evolutiva della rappresentanza, per cui
Quello che manca, quello che è più problematico a mio modo di vedere, è la fiducia nei rappresentanti, che è venuta un po' a incrinarsi in queste fasi difficili. E la rappresentanza è in evoluzione dal mio punto di vista, perché comunque i sistemi mediatici, i sistemi di interazione sociale, anche se pensiamo a livello proprio base che c'è tra i cittadini, negli ultimi anni si sono radicalmente trasformati, ed è naturale pensare che anche il sistema di rappresentanza debba evolversi in questa direzione. Quindi io parlerei di evoluzione del sistema di rappresentanza. Crisi come evoluzione, come ci dice Alvise Biffi. In collegamento con noi questa sera c'è Stefano Aurighi. Buonasera Aurighi. Buonasera. Giornalista e viaggiatore attraverso la sua società Officine Tolao all'interno del grande mare dell'antipolitica. Ha realizzato, riscoprendo il documentario politico, una serie di viaggi per l'appunto all'interno della Lega, nel mondo dei grillini e ultimamente anche nel mondo, nell'arcipelago molto complesso e confuso degli indignati. A suo giudizio la crisi quindi c'è? Sì, assolutamente c'è. Tra l'altro è una crisi che parte almeno 20 anni fa con Tangentopoli. E se possibile le cose sono peggiorate con 20 anni di berlusconismo, che ha dato la mazzata definitiva alla politica e di conseguenza alla voglia anche dei cittadini di essere rappresentati all'interno di questa politica. Quindi io sono sempre un po', come dire, un po' tiepido quando sento dell'ottimismo da parte dei politici e in genere dei rappresentanti delle associazioni di categoria, che vedono, come sentivo adesso Biffi dire, questa equazione tra la crisi e la crisi intesa come evoluzione. A me fa piacere che qualcuno possa avere dell'ottimismo, ma io onestamente non sarei così sereno su quella che è il futuro anche della rappresentanza. C'è crisi dura in questo caso, ci dice quindi Aurighi, crisi vera di rappresentanza e non solo. Buonasera ad Alessandro Rossi, che è in studio con noi, come in tutte le puntate del Bene Comune, alla postazione Agenzia. Buonasera Massimiliano, un benvenuto ai nostri ospiti e a tutti i telespettatori. Ricordiamo dunque il nostro indirizzo mail, ilbenecomune@studio1.it. Se avete delle domande, delle curiosità da sottoporre alla nostra redazione, scriveteci, perché è anche attraverso le vostre segnalazioni che noi possiamo avere una percezione più chiara della situazione del paese reale. Dunque scriveteci, noi vi risponderemo nel più breve tempo possibile. Grazie ad Alessandro. Ora mettiamo davvero le mani nel piatto e partiamo dai numeri, che sarebbe buona cosa seguire sempre quando si fanno dei ragionamenti. E il numero che vi proponiamo questa sera, raccontatoci dall'inchiesta curata per noi da Giacomo Iacomino, è un numero impressionante. Il 92% degli italiani, avete sentito bene, il 92% degli italiani non si riconosce e non si sente rappresentato dalla politica. Perché? Lo vediamo nell'inchiesta curata da Giacomo Iacomino. Si può indicare dei motivi per cui possiamo essere orgogliosi di essere italiani? Ma io sono sempre stato orgoglioso di essere italiano, sempre. Ecco. Io però mi sento anche cittadino, io sono orgoglioso di essere cittadino italiano. È qualche cosa di essenziale nella vita sociale e politica del nostro paese. La destra o è coraggio o non è, è libertà o non è. Sandro Pertini, Aldo Moro, Giorgio Almirante, Enrico Berlinguer. I grandi della politica del passato, amati e seguiti sempre dai loro elettori, rispettati dagli avversari. Altri tempi, oggi invece le cose, per come le vediamo, vanno così. Fuori la mafia dallo Stato! Si dovrebbero vergognare! Che video! Ma che per quando... No, che a fine mese prendi 20.000 euro! Vai a lavorare in cantiere, vai a lavorare! Ridateci in Italia! Sono incazzato nero! Non ci dico! Sei un populista come me! È vero, le contestazioni ci sono sempre state, ci sono e ci saranno sempre, ma è innegabile che oggi i cittadini hanno perso la fiducia nei confronti della politica, dei politici, del Parlamento. Da loro non si sentono più rappresentati. Naturalmente ciascun elettore è affezionato al proprio partito, ma per i partiti in generale c'è un vero crollo di fiducia. Oggi dichiarano di fidarsi dei partiti l'8%
48% degli elettori, il che vuol dire che il 92% non ha fiducia nei partiti, una cosa alla quale occorre che i partiti reagiscano. L'indagine ISPI dice che l'8% degli intervistati ha detto sì, io mi fido ancora dei nostri politici. L'8% significa che il 92% ha dichiarato il contrario. Siamo stanchi, insomma, delusi, quasi intolleranti nei confronti di chi in Parlamento dovrebbe rappresentarci. In realtà la politica è in crisi di rappresentanza da tantissimo tempo in Italia, non è una scoperta di questi giorni. La percentuale di cittadini che dicono di aver fiducia nei partiti, ad esempio, è bassissima, è inferiore al 10% e questa non è una novità. La situazione si è evidentemente aggravata sia perché la politica non ha dato risposte efficaci negli ultimi tempi, insomma, diciamo la crisi economica per capirci è sembrata molto debole rispetto ad altri poteri, è sembrata non avere le soluzioni appropriate per affrontare la situazione e poi perché purtroppo il tenore di vita dei politici si è allontanato da quello dei cittadini. Sembra una banalità. Non so più cosa fare. È chiaro, non è un fenomeno di questi ultimi tempi ed è facile individuarne i motivi. La crisi è cresciuta, trasformandosi quasi in recessione e nessuno ha fatto niente, soluzioni zero, solo annunci, poco altro. La percezione? La casta, troppo impegnata a tenersi stretta la poltrona che a risolvere i problemi degli italiani. Sto precipitando. Occorre cambiare il modo di fare politica. Certo, se i partiti non si danno una regolata e non hanno un modo di fare politica più attento alle vere esigenze dei cittadini e forse un po' meno attento alle esigenze dei leader dei partiti stessi, e anche se non c'è un rinnovamento, perché io vedo nei partiti le facce di quando ero giovane io, cioè sono vecchi come me, una cosa insopportabile, nati prima delle guerre puniche, fino a quando non c'è questo rinnovamento la gente non si fiderà dei partiti. Vedrete le astensioni alle prossime elezioni. Io ricordo sempre che Fini viene dalla prima repubblica della MSI, quando io ero alle medie lui faceva il segretario del Movimento Sociale. Lo stesso Casini viene dalla scuola di Forlani, la sinistra, e sconta l'eredità, nel senso che sono gli eredi sono gli stessi dell'eredità, cioè sono le stesse persone che hanno interpretato le sfide degli ultimi 20 anni, insomma. Sei rimasti a Berlinguer? Insomma, io ho visto un'intervista di Luciano Violante, responsabile delle riforme, quando andavo alle medie, eccetera, c'era già. Le stesse facce, gli stessi slogan, manca un ricambio generazionale. Non lo dicono solo i soliti nomi che leggiamo sui giornali, lo dicono anche i numeri. Nel Parlamento, prendiamo la Camera dei Deputati, in cui sono rappresentati gli italiani dai 25 anni in su, perché non si può essere eletti se si hanno meno di 25 anni, allora troviamo che gli under 40 sono il 7% dei deputati, quando invece gli italiani che hanno tra i 25 e i 40 anni sono circa il 25% degli italiani. E quindi i giovani potrebbero dire, beh, noi non ci sentiamo rappresentati perché effettivamente la Camera dei Deputati è un organismo in cui non ci sono giovani. No, non ce li siamo dimenticati, ovviamente ad accelerare la caduta di popolarità dei politici gli scandali, che da Tangentopoli li coinvolgono in maniera più o meno diretta. Il senatore Lusi, espulso dal gruppo parlamentare del Senato del PD dopo l'inchiesta sull'appropriazione indebita di 13 milioni di euro dalle casse della Margherita. Quello di Lusi è l'ultimo di una serie di episodi che ha fatto indignare gli italiani. Le ferie pagate non si sa da chi, dell'ex sottosegretario Malinconico, la Tanzania e la Lega, i presunti contatti tra Nicola Cosentino e la mafia, le case di Patroni Griffi, di Scajola, di Fini, di Tremonti, per non parlare delle figuracce proprio davanti al Parlamento. Dove sta Guantanamo, in Afghanistan o in Iraq? Io penso che sia in Afghanistan. In? Afghanistan. Quando si parla del dramma del Darfur, di cosa si parla? Tanto dov'è il Darfur? Ma sono cose fatte in fretta, sono cose velocissime, sono cose... Il dato più impressionante arriva da Demos. Per il 48% degli intervistati, una politica senza i partiti, una democrazia senza i partiti può esistere. Cambiano i termini della scelta politica, del dibattito politico, che le vecchie categorie non sono in grado di spiegare ciò che accade. E è naturale che... In attesa di ricrearsi una idea corretta e corrispondente alla realtà di ciò che accade, le persone restano disorientate. Il 50%
non è più in grado di dare il mandato politico sulla base dei vecchi schemi, ma non ha ancora i nuovi schemi. E non lo dicono soltanto i professori, lo dicono i fatti, nel momento in cui non sono più i candidati che un partito propone a vincere elezioni o primarie. Pisapia a Milano, Zedda a Cagliari, ultimo Marco Doria alle primarie di Genova. Questo voto secondo me dimostra quanto il popolo del centro-sinistra, i cittadini vogliano trovare un qualche cambiamento nel modo di fare politica. Un numero davvero impressionante, come avete sentito. Solamente l'8% degli italiani pare riconoscersi nei partiti che hanno poi edificato la Repubblica e che sono stati così importanti per la vita di intere generazioni di italiani. Ma sono gli scandali di per sé stessi sufficienti a spiegare questa crisi della politica? Lo domandiamo all'onorevole Centemero. Basta il senso di impunità e di immoralità dei politici a spiegare una crisi così verticale, così impressionante, di quella che dovrebbe essere invece la fiducia dell'elettorato nei confronti di chi dovrebbe rappresentarli? No, questo è stato secondo me l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché la crisi è una crisi che viene da lontano. L'aspetto morale sicuramente è di grande rilevanza, soprattutto in un momento di grave difficoltà come quello attuale del nostro paese, proprio perché un politico dovrebbe dare per primo il buon esempio, ma la difficoltà viene da molto prima, nel senso che noi abbiamo un sistema di rappresentanza politica che fa sì che rimangano negli stessi posti persone per tantissimi anni. I vecchi della politica, si diceva prima, i vecchi della politica che vivono la politica non come responsabilità, non come azione, ma vivono la politica come potere. E quello che noi stiamo vivendo sui diversi territori è la presenza di deputati, di consiglieri regionali, provinciali o cittadini che sono presenti, che ascoltano i cittadini e cercano di portare nelle sedi istituzionali i bisogni. Altre persone invece che vivono la politica come un gioco di potere, e faccio l'esperienza romana io, perché lì è il mio rapporto con le istituzioni, e vivono a Roma chiusi nel palazzo, lontani da quelle che sono le richieste dei cittadini. E a Roma, vi assicuro, è estremamente difficile poter agire, poter portare dei bisogni e avere delle risposte, perché la politica non è stata in grado in questi anni di fare quelle riforme istituzionali che avrebbero permesso alle istituzioni di essere efficaci, efficienti e di dare delle risposte serie e credibili. Ma si è rimasti fermi. Quindi, dice l'onorevole Centemero, troppa autoreferenzialità nei politici e meccanismi non abbastanza efficaci, che quindi non rendono, come si direbbe in un'azienda, performative le azioni dei politici rispetto a coloro che dovrebbero rappresentare. Più reali, più concrete. Più concrete, non dice. Performative, più concrete. Più concrete, dice l'onorevole Centemero. Accolgo l'obiezione e la faccio mia, esattamente, più concrete e più pratiche. Chiamo in causa per una battuta alla fine di questo blocco Stefano Aurighi, domandandogli il tema dell'eccessivamente vecchi, del fatto che non si tolgono sostanzialmente mai dalle poltrone. Lei l'avrà visto nei suoi viaggi all'interno della pancia di questa antipolitica. Sì, è sicuramente un elemento, però io rimango tutte le volte sorpreso di nuovo, mi dispiace perché faccio un po' la parte del barbogio, il moralista. Però la politica che si lamenta che la politica non cambia mi fa sorridere. Cioè il politico che tutte le volte sbandiera la volontà di cambiare le cose perché così non si può più andare avanti, ma io che ti ho dato la delega attraverso l'unica forma possibile, cioè quella del voto, adesso faccio mio una delle grida che sentiamo più spesso nelle piazze, ma tu dov'eri quando c'erano le cose da cambiare, no? Quindi mi dispiace per l'onorevole Centemero. Sono proprio queste le ragioni che provocano lo scollamento tra il palazzo e la piazza, cioè il fatto che un politico delegato dal voto a rappresentarli poi si lamenti dopo tanti anni che non è possibile cambiare le cose, ma faremo di tutto.
Questa è la brutalità che noi abbiamo registrato spessissimo, sia tra i leghisti, sia tra i grillini, sia, per non parlare poi del movimento degli indignados, che è proprio la summa di tutte le proteste che da 25 anni almeno si leggono, si vedono nelle piazze dell'Italia e che la politica però ha chiaramente ignorato. Lo scollamento, dice Origi, lo scollamento rispetto alla realtà e a quello che è accade nella vita quotidiana, una cosa che si misura nella politica ma si misura anche rispetto ad altre classi dirigenti. Ne discuteremo subito dopo la pubblicità a proposito del sindacato accusato da molti di non essere più in grado di rappresentare i lavoratori. A tra pochissimo, non ci lasciate. Sono scene che vediamo spesso, a cui assistiamo frequentemente, ma in occasione delle rivoluzioni arabe è davvero incredibile vedere delle bandiere bruciate in occasione di una manifestazione del sindacato per indicare che qualche lavoratore non è evidentemente d'accordo con i suoi rappresentanti. Ce lo racconta Giacomo Iacomino nella seconda parte dell'inchiesta. Sì, può essere una delle importantissime. La piazza del lavoro pubblico. Qualcuno ricorda ancora molto nitidamente alcuni episodi risalenti all'anno scorso, bandiere dei sindacati in fiamme, leader sindacali fischiati e contestati. Cosa non va oggi nei sindacati? Fin tanto che noi ci sentiamo ben amministrati, forse il problema di sentirci ben rappresentati non ci interessa. Le cose vanno tutte bene, che ci sia qualcuno che mi rappresenta bene o che mi rappresento male, cosa mi interessa? Purtroppo gli ultimi anni sono anni di crisi economica anche molto forte, in tanti hanno perso il lavoro, qualcuno come i dipendenti pubblici hanno visto bloccati gli stipendi, le pensioni anche sono state bloccate e quindi si cerca in qualche modo di dare la colpa a qualcuno. Mi scusi Presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale. Un po' mi vergogno. La fase di transizione che investe la politica dunque riguarda anche il ruolo dei sindacati, anch'essi in crisi di rappresentanza. Io credo che il mondo sindacale sia un mondo completamente diverso dal mondo politico. In questi anni di crisi il sindacato è diventato ancora di più del passato un punto di riferimento per affrontare le difficoltà, per gestire questa crisi e così via. Anzi, in questa crisi abbiamo avvicinato di più anche quelle realtà dove era più difficile dal punto di vista organizzativo entrarci, come la realtà delle piccole imprese. La questione rispetto alla politica è decisamente più complessa, anche se comunque attualissima, perché se la crisi mette in ginocchio un paese, significa che in 3 anni sono scomparsi marchi italiani storici. Per alcune stime 1 milione di posti di lavoro sono andati perduti e in questa sorta di rivoluzione il sindacato non può non essere in qualche modo coinvolto. Il sindacato italiano ha delle responsabilità ulteriori, è un po' la storia come per la politica, insomma noi abbiamo veramente buttato via una generazione, un ventennio, 25 anni di tempo. Nel caso del precariato per esempio c'è già da 15 anni e solo adesso ci si pone il problema di come gestire questa precarietà. Abbiamo contrapposto alternative troppo radicali spesso nel dibattito sul mercato del lavoro e alla fine qualcuno è rimasto più o meno garantito con le difficoltà della crisi, perché ce l'hanno anche i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, e qualcuno non ha mai visto un diritto, neanche, non solo l'articolo 18, non ha visto neanche gli articoli precedenti dello Statuto dei lavoratori. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Se guardiamo gli iscritti dei sindacati, che pure sono cresciuti negli ultimi anni, sono per i 3 sindacati principali, si parla di circa 11-12 milioni di iscritti, solo che se 10 anni fa, anche solo 10 anni fa, la maggior parte degli iscritti erano lavoratori, quindi forza lavorativa, adesso circa la metà sono pensionati e quindi i lavoratori potrebbero, e ha ragione, non sentirsi rappresentati da un sindacato in cui il 50% degli iscritti è pensionato e in cui quindi si pensa che i leader sindacali siano più preoccupati, a ragione o a torto, a difendere le istanze dei pensionati e non dei lavoratori.
lavoratori. Quest'anno per la prima volta la tendenza è esattamente l'opposto, cioè si cala nei pensionati, si tiene e si cresce nei lavoratori, in particolare nei lavoratori delle piccole aziende, in funzione anche dal fatto di come si sta gestendo questa crisi. I numeri dati, insomma, possono non essere condivisi, come ultimamente è accaduto ai sindacati stessi, divisi da un personaggio che forse è l'emblema di questo momento così transitorio, così atipico. Marchionne? Dov'è? Marchionne, bravo! Scusate, Fusco, eccolo lì, guarda. Sergio Marchionne è un tipico prodotto dell'era della globalizzazione, è una figura imprenditoriale che ci fa toccare con mano quali sono i nuovi termini del problema nel sistema delle relazioni industriali, e ci ha reso sicuramente almeno questo buon servizio, cioè di farci percepire che l'apertura all'investimento della grande multinazionale può richiedere delle deroghe rispetto, degli scostamenti rispetto al modello di organizzazione del lavoro previsto, incorporato in grandi contratti collettivi nazionali che magari sono vecchi di 40 anni, come quello dei metalmeccanici in Italia. Per alcuni un innovatore in realtà non ha fatto altro che importare in Italia un sistema che all'estero, in primis in Germania, è già ampiamente diffuso. Il contratto cioè non più nazionale, troppo rigido, fermo, antiquato per l'economia attuale, ma aziendale. È passato con il referendum a Mirafiori, con il no della FIOM, ed è stato esteso anche a Pomigliano. Sui risultati di Marchionne potremmo aprire una riflessione. Il punto fondamentale è quello però che la discussione deve essere fatta in modo paritetico. A me non è piaciuto questo atteggiamento di Marchionne, molto sì, è un rottamatore anche lui, ma in un senso un po' violento, ed è curioso perché poi si occupa di macchine, per cui dovrebbe prima di tutto produrle prima di rottamarle. In verità lì l'equilibrio da trovare è rispetto alla rappresentanza dei sindacati in azienda, il modello tedesco della partecipazione ai destini degli impianti e in generale delle aziende per cui lavorano questi lavoratori, la possibilità di giocare un po' meglio forse sul tratto della remunerazione, cioè dalla possibilità di accedere a incentivi, a premi che i lavoratori italiani conoscono molto meno dei tedeschi, ma anche degli americani, di tanti altri paesi. Marchionne si è fatto crescere la barba, tanto se lo incontro lo riconosco lo stesso. A un manager di un'azienda privata dobbiamo chiedere di creare reddito, o meglio gli azionisti di questa impresa privata devono chiedere di creare reddito, i lavoratori di questa impresa chiedono giustamente tutele, lo Stato deve mettere il manager e l'azienda nelle condizioni di creare questo reddito all'interno del paese. Se non è redditizio lavorare in un paese e un imprenditore decide di andare all'estero, beh, secondo me è colpa del paese, non è colpa dell'imprenditore. Cerchiamo di guardare al futuro, il futuro è molto più interessante del passato, il passato lo capisco. Non ci posso vivere. Io vorrei tanti Marchionni che ci sfidano a mettere in campo investimenti, a scambiare, poi bisogna farli davvero gli investimenti, bisogna farli, però a farci scambiare investimenti con la contrattazione, con utilizzo impianti e così via. Ci fa bene questo. E le strade del modello Marchionne e dei sindacati in presunta crisi di rappresentanza forse possono incrociarsi proprio qui. L'innovazione per definizione non si presenta a livello di un intero settore, di un'intera nazione, di un intero continente, ma si presenta a livello di singola azienda. L'idea geniale si manifesta nel singolo punto del tessuto produttivo, ed è lì che il sindacato deve essere l'intelligenza collettiva che consente ai lavoratori di cogliere la positività dell'innovazione. Questa nuova concezione del sindacalismo riduce il peso del sindacato a livello nazionale e invece accentua l'importanza del sindacato a livello del luogo produttivo. Questa nuova concezione accentua l'importanza del pluralismo sindacale. Pluralismo sindacale significa possibilità che sindacalismi diversi possano confrontarsi e competere tra loro.
Professor Ricciardi, lei è un esperto di mercato del lavoro e di tematiche che attengono alle relazioni industriali. A suo giudizio, cosa c'è che non va in questo sistema di rappresentanza, se non va bene? Dunque, intanto io credo che sia necessario evitare le semplificazioni eccessive, come diciamo, ho visto un dibattito, questo servizio era molto ricco di considerazioni e naturalmente anche opinioni molto diverse. Il problema oggi per il sindacato io credo che sia sostanzialmente uno, cioè come fare a fronteggiare una fase di difficoltà e di crisi economica come quella che noi stiamo attraversando, cercando di dare delle risposte che non siano né troppo deboli né troppo datate. Questo è diciamo, il punto. Cioè, da un lato non c'è dubbio che la tentazione del sindacato può essere quella di dare delle risposte datate, cioè di opporsi semplicemente a quello che sta accadendo, ma questa è una risposta perdente in partenza. Dall'altro quella di dare delle risposte troppo deboli, cioè come dire di essere soltanto, di accodarsi semplicemente a ciò che accade e di assecondarlo. E questa mi pare che siano due tendenze che sono entrambe presenti per certi aspetti nel sindacato italiano e sono due tendenze entrambe abbastanza pericolose. Il sindacato italiano, il sindacato in generale, è un sindacato che fa molta fatica a inseguire e a condizionare ciò che accade, perché ciò che accade si sta svolgendo in una scala internazionale, che mentre la scala, la dimensione del sindacato rimane ancora oggi fortemente una dimensione nazionale. Addirittura in Italia poi c'è addirittura una divisione tra i sindacati, mentre il problema è che questi fenomeni possono essere affrontati soltanto assumendo una dimensione che sia a livello dei fenomeni stessi, quindi a livello quantomeno europeo, e con il massimo possibile di unità. Ora, le cose che io ho sentito oggi in questo servizio sono, non vanno esattamente in questa direzione, nel senso che mi pare di vedere che ci sia anzi una sottolineatura delle identità, ma la sottolineatura delle identità potrà andare bene per rispondere alla propria base storica, ma certamente non è in grado di fronteggiare le questioni che stanno oggi sul tappeto. Voglio dire, abbiamo fenomeni di disoccupazione, abbiamo fenomeni di sottoccupazione, abbiamo il problema dello sviluppo e della crescita. Questi problemi non si possono affrontare semplicemente, come mi pare dicesse anche Ichino, valorizzando la dimensione aziendale o valorizzando la dimensione micro. Certo, la dimensione micro è importante, ma vanno affrontate al livello nel quale queste si propongono. Che è un livello sostanzialmente globale, ci diceva. Che è un livello europeo, che è un livello globale. A proposito di livello globale, qui sta una questione decisiva, il caso Marchionne, che è ripreso dal nostro video wall, che chiedo alla regia di mostrare, ha posto una sfida molto forte, una sorta di rottamazione, come si diceva appunto nel servizio, al sindacato, ma in qualche modo anche a Confindustria, e chiamo in causa Alvise Biffi. Nel senso che Marchionne dice Confindustria così com'è è troppo novecentesca e non è in grado di rispondere alle esigenze della globalizzazione dal punto di vista aziendale. Lei cosa risponde a Marchionne o cosa ne pensa? Ma allora, come dicevo all'inizio, le fasi di rappresentanza sono in evoluzione, così anche Confindustria è in evoluzione come tutti gli altri sistemi di rappresentanza. Ricordo che in Confindustria, che raggruppa circa 150.000 imprese per 5 milioni e mezzo circa di lavoratori, il 63-64% di questa compagine di rappresentanza sono imprese con meno di 25 dipendenti. Quindi nel suo sistema di rappresentanza ha delle complessità anche interne molto differenti. Per cui se è vero che per realtà complesse come la Fiat, una contrattazione di secondo livello molto particolareggiata, può essere un plus per le imprese, quindi una cosa da portare avanti, non è altrettanto vero per la maggior parte delle aziende piccole, perché un'azienda che ha meno di 25 dipendenti, oggi in Italia il principale problema che si trova ad affrontare è l'eccessiva burocratizzazione e complessità delle norme e delle regole che deve seguire. Quindi doversi trovare anche a strutturare un proprio contratto per forza per ogni singola impresa con una parcellizzazione ulteriore di contratti così, così difficile, sarebbe per un'azienda piccola molto più un problema che un'opportunità. Quindi quello che serve un contratto comunque nazionale più semplice, comune per tutti, ce ne abbiamo troppi, in modo che renda
più facile per le imprese poi raffrontarsi con questo tipo di problematica. Dopodiché, col secondo livello, dalle piccole alle grandi imprese, ognuno a seconda delle sue caratteristiche peculiari potrà intervenire direttamente con le proprie rappresentanze. Quindi Confindustria è in evoluzione in questi termini, per cui ha al suo interno una base generale di rappresentanza che si sta evolvendo, per esempio, su quello che riguarda i rapporti con la formazione, nuove forme contrattuali legate all'apprendistato, alternanze scuola-lavoro, formazione all'interno delle scuole per avvicinare anche gli istituti formativi a quello che è il mondo del lavoro. Sono tutte attività che porta avanti Confindustria senza che si sappia, diciamo, ai più dell'opinione pubblica, che hanno un interesse generale che va dalla piccola impresa alla grande impresa, ma anche al cittadino comune. Quindi la Confindustria non è più l'ente di rappresentanza sindacale delle aziende in contrapposizione con l'ente sindacale dei lavoratori. È molto di più. La componente di rappresentanza sindacale è comunque una componente importante, ma è uno dei fattori in cui questa Confindustria si sta evolvendo. È chiaramente quello con una maggior visibilità. Per cui è vero che ci si sta sviluppando, ma con caratteristiche che devono essere sintesi a livello nazionale di quelle che sono le esigenze di tutta la rappresentanza degli associati. Confindustria, tra l'altro, in pochi lo sanno, come è effettivamente strutturata, ma è un insieme di associazioni territoriali. Noi abbiamo 105, 107, adesso non ricordo con esattezza, associazioni territoriali che corrispondono grosso modo alle province, che poi concorrono all'elezione dei rappresentanti nazionali, Emma Marcegaglia per intenderci in questo momento, che fanno da sintesi a quelle che sono le istanze territoriali, che mantengono però una loro identità molto forte nelle relazioni col territorio. La stessa Fiat, per esempio, che è uscita, si dice, da Confindustria in termini generali, in realtà rispetto all'Unione Industriale di Torino, che è l'associazione confindustriale appunto di Torino, dove la Fiat ha il suo headquarter, è tuttora iscritta all'associazione territoriale di Torino. Quindi il panorama è abbastanza complesso, anche perché è chiaro che l'associazione industriale di Milano, per esempio, che io rappresento, avrà delle istanze per le aziende che rappresenta, che in buona parte sono comuni a una realtà, per esempio, romana, senza andare troppo distanti, ma per altri aspetti molto diverse da quelle che sono le esigenze delle imprese romane. Quindi un panorama complesso e articolato. Molto complesso, ed è in evoluzione nella rappresentanza con l'evoluzione dei sistemi di rappresentanza. Una delle ragioni di questa grande articolazione ha naturalmente a che fare con il tipo di contratto lavorativo. La crisi della rappresentanza si può spiegare in buona parte anche col fatto che il mondo della rappresentanza del lavoro italiano era stato pensato per una contrattualizzazione a tempo indeterminato, mentre oggi si sono moltiplicate a dismisura le varie forme di lavoro atipico, variamente definito flessibile o precario. A questo proposito abbiamo in collegamento Lorenzo Notari. Notari, mi sente? Sì, buonasera a tutti. Lorenzo Notari, consulente, esponente direttamente del lavoro flessibile, è il presidente della FENAP, che è l'associazione costituita da Confesercenti per dare rappresentanza appunto al mondo del lavoro atipico. Su cosa state lavorando e come si fa a rappresentare un lavoro così sfuggente come quello atipico, Notari? Sì, l'esperienza di cui vorrei parlare in realtà è un'esperienza conclusa, proprio perché abbiamo trovato una serie di difficoltà nel dare rappresentanza al lavoro atipico, anche se atipico oggi non è più, visto che la maggior parte dei giovani... Aspetta, per il nostro pubblico, lei mi dice quindi che la sua associazione non c'è più? Sì, non c'è più, nel senso che abbiamo deciso di terminare l'esperienza, esperienza che era nata nel 2002 ed è proseguita fino al 2010, e quando è nata, tra l'altro, il periodo coincideva con il varo della legge Biagi, e quindi c'era tutto un fermento che riguardava il mondo, diciamo, il segmento del lavoro atipico. Noi abbiamo cercato di creare qualcosa che volevamo provare a creare un sindacato che conciliasse la tutela del lavoratore atipico con le esigenze di flessibilità che il mercato del lavoro oggi chiede. Diciamo, voleva essere un sindacato atipico per lavoratori atipici. Ci siamo scontrati con una serie di difficoltà, la prima delle quali è che a mio parere non esiste un solo tipo di atipico, nel senso che da uno studio qualitativo autofinanziato dalla mia agenzia Notare Ricerche abbiamo potuto identificare quattro segmenti che compongono diciamo, l'ideal tipo del lavoratore atipico: l'atipico sapiens, l'atipico tristis, l'atipico acerbis e l'atipico ludens, diciamo sono etichette. Queste sono categorie più giornalistiche che scientifiche, o mi sbaglio?
Sì, beh, diciamo queste sono etichette che ho utilizzato per rendere anche comunicativa, diciamo, questa suddivisione. La ce le riassumo molto brevemente. Sì, la tipico sapiens è la tipico consapevole, quello che ha gli strumenti per gestire la sua situazione di atipico e che non è detto che voglia uscire da questa atipicità del suo modo di lavorare. L'atipico tristis, al contrario, è l'atipico che è atipico non per scelta ma per necessità, è quello che vorrebbe avere un lavoro fisso ma che per una serie di ragioni non riesce ad avere. L'atipico acerbis è, diciamo in generale, il giovane che si affaccia al mercato del lavoro e quindi è atipico per un certo periodo, poi sboccherà verso altre tipologie contrattuali più stabili, più tradizionali. E infine c'è l'atipico ludens, che è, diciamo, una nicchia composta ad esempio da DJ, da discoteca, da animatori, eccetera, cioè atipici che non sanno neppure che quello che stanno facendo è un lavoro magari contrattualizzabile, eccetera, lo fanno più per divertimento che per altro, quindi questa è una categoria un po' a sé. Gli atipici su cui noi volevamo lavorare sono gli atipici sapiens e gli acerbis, cioè atipici che diciamo hanno una loro ragione d'essere, atipici che possono, che sono in grado di spendersi nel mercato del lavoro come atipici. E volevamo cercare di dare una rappresentanza che appunto conciliasse questa flessibilità del lavoro con le esigenze di flessibilità delle aziende, eccetera. Arriviamo alla fine del collegamento, che quindi non sono rappresentabili. Non sono rappresentabili perché l'atipico ha una scarsa propensione a farsi inquadrare e regimentare, proprio perché è un lavoratore emblema della modernità liquida di Bauman, quindi sfuggente, mutevole, eccetera, quindi non si riesce a inquadrarlo in schemi predefiniti, almeno questa è la difficoltà che abbiamo riscontrato con questo progetto. E infine l'atipico sì, diciamo, porta anche non troppo vantaggio a chi lo rappresenta, sto parlando invece di rappresentanze sindacali magari più strutturate, più tradizionali, proprio perché questa sua difficoltà a trovare un inquadramento fisso sì, lo rende difficile da spendere, diciamo così, in termini di discussioni, in termini di contrattazione, eccetera, proprio perché è sfuggente. E la modernità di Bauman applicata al lavoro probabilmente trova nel lavoratore atipico proprio la descrizione più perfetta e prototipica. Molte grazie a Notari per il suo collegamento e per questo punto di vista che ci dice per l'appunto di quanto è difficile rappresentare un mondo del lavoro così frantumato e così complesso. E tuttavia la politica il dovere della rappresentanza ce l'ha e se non ci riesce probabilmente un colpevole c'è. Ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Bentornati. Senza esagerare nell'ingegneria istituzionale, però una domanda che possiamo legittimamente porci è se la crisi della rappresentatività non sia legata al fatto che abbiamo probabilmente un metodo elettorale che non funziona granché bene, o meglio, funziona molto bene per le segreterie dei partiti, ma un po' meno bene per i cittadini elettori. Vediamolo nell'inchiesta curata per noi da Giacomo Iacomino. Dove eravamo rimasti? Un popolo sempre più distante da chi dovrebbe rappresentarlo in politica e sul lavoro. Si chiama crisi di rappresentanza, in un momento, quello attuale, che non ha precedenti e che quindi ha colto più o meno tutti di sorpresa. Ti prego perdonami, ti prego perdonami, ti prego perdonami se non ho più la fede in te. Stiamo assistendo a una ridefinizione delle categorie della politica. Il discrimine politico in Italia in questo momento, ma non solo in Italia, passa tra chi vede nella integrazione europea la grande occasione per l'Italia per compiere un grosso passo in avanti e uscire da una crisi economico-finanziaria gravissima, e chi invece vede nell'Europa il problema. Gli elettori, i cittadini non sono abituati a questo, gli stessi parlamentari qualche volta sono disorientati.
Ed è per questo che, per accontentare le richieste dell'Europa, oggi l'Italia è governata dall'esecutivo Monti, una squadra di tecnici, non di politici, una sorta di traghetto verso le prossime elezioni tra un anno. Noi abbiamo già una campagna elettorale davanti. Minimizzare questo tema perché c'è Monti è l'errore più clamoroso, perché Monti salva l'Italia, no? Così è stato detto. Noi dovremmo preoccuparci di salvare la politica, che è un compito altrettanto ambizioso. Proviamo a guardare la storia. Elezioni significa partiti di fronte, ma anche candidati di fronte. Ed è proprio grazie a quei candidati, quelli forti, che gli italiani negli ultimi decenni si sono in qualche modo riavvicinati alla politica. Berlusconi ha costruito le sue fortune sulla capacità di interpretare quanto di politicamente scorretto alberga nella mente e nel modo di pensare di tanta parte della cittadinanza, scavalcando il politicamente corretto delle nomenclature, degli apparati di partito, della dirigenza delle grandi organizzazioni di massa. Con le mie emozioni. Si cerca sempre, provando il nuovo, di trovare qualcosa di diverso, ma soprattutto di meglio rispetto al passato. Quindi solitamente c'è un grosso successo delle formazioni nuove, che se poi riescono a caratterizzare la propria azione in maniera positiva, riescono a durare nel tempo. Questo è il caso, per esempio, della Lega Nord. Se guardiamo al fenomeno della Lega, è un fenomeno che ormai dura da più di 20 anni, per cui, come dire, in questi 20 anni certamente l'attaccamento che hanno avuto gli elettori al proprio partito è stato molto più elevato che per gli altri casi. Senza l'aiuto di potenze superiori. Per qualcuno è proprio quello di cui c'è bisogno oggi. Chi è il leader del centrosinistra? Bersani, Renzi, Vendola, Di Pietro? E il centrodestra? Sicuro che Alfano piaccia a tutti? E chi comanda poi nella Lega? Bossi o Maroni? Il PD deve scegliere se guardare al futuro o conservare il passato prossimo, diciamo, questi ultimi 20 anni e i suoi protagonisti. Noi abbiamo posto il problema a chi lo fa in modo più ruvido come Matteo Renzi, chi lo fa con un po' di spiegazioni in più, forse con un tono più sobrio, però non meno efficace. Però insomma il tema è cosa succede nel 2013. Avremo la stessa classe dirigente che addirittura c'era prima che arrivasse Berlusconi, oppure proviamo a immaginare, penso che sia un problema anche per il PDL, per la Lega, proviamo ad immaginare qualcosa di nuovo. Ci sarà Bossi o ci sarà Tosi? Ci sarà Berlusconi o ci sarà Alfano? Ci sarà Bersani o ci sarà puntini puntini? Lo penso come E allora quanto conta per davvero nella nostra politica la presenza di un leader che magari restituisca la passione ai cittadini e riceva fiducia e credibilità, quelle sconosciute che oggi chissà che fine hanno fatto? È necessario i fini della comunicazione, occorre che si crei una empatia, una sintonia tra gli elettori, fra i cittadini che la sera guardano la televisione, e un qualcuno da cui si sentono rappresentati perché si identificano in quella persona, perché sentono che quella persona li rappresenta, pensa alla stessa maniera. Ecco, questa sintonia è in qualche misura necessaria alla politica. Non è un caso che, in attesa di questo, chiamiamolo così, messia, emergano i cosiddetti movimenti alternativi, come il 5 Stelle, che però segue comunque un grande comunicatore, Beppe Grillo. Fuori tutti, destra, sinistra, fuori, che non si permettano di ripresentarsi il 2013, perché veramente succederà l'ira di Dio se si ripresenta. Di sicuro questi nuovi movimenti contribuiscono oggi a dare il colpo di grazia alla vecchia concezione di destra e sinistra. 5 Stelle sta più a destra della Lega quando dice i Rom tornino a casa. Renzi, centrosinistra, viene accusato di essere troppo di destra. Ragionare in termini di destra e sinistra è molto romantico e probabilmente agli elettori più anziani piace molto.
però sono categorie che probabilmente sono troppo vecchie per spiegare la complessità della politica italiana e anche europea. Qualcuno già lo fa, ma una via, una strada che si può percorrere ancora con più convinzione e continuità esiste. Il problema che riguarda tutta la politica è quello di migliorare se stessa, di trasformarsi profondamente. Io parlo sommessamente di rivoluzione copernicana, cioè non mettere al centro dell'attenzione il sistema dei partiti e le convenienze dei politici, ma il consenso e le esigenze degli elettori. Questo è un messaggio che, come dire, quando ci si sveglia la mattina e si incomincia una giornata da amministratori locali o da rappresentanti politici, bisogna sempre farsi. Un mezzo per dare maggior voce ai cittadini potrebbe essere quello delle primarie, per esempio. Se si fanno primarie aperte in cui molti cittadini possono partecipare, ovviamente i cittadini che si riconoscono e che dimostrano al partito per cui vogliono correre di essere un adeguato candidato, se si introducono le primarie, quindi si dà ai cittadini la possibilità anche di formare le liste su cui poi tutti gli altri andranno a votare. Ed è così che forse si tornerebbe a parlare di gente scelta dal popolo, che ragiona, che vive come uno del popolo. Quando io vedo sti politici qua, lì così, con il giro e macchine e cose, ma prendete la metropolitana come noi, viaggiate, state lì, non è un di più. E non è un di meno, è un di più. Imparate, sentite i problemi della gente, cioè la gente vi vuole così. Ti presento la metropolitana, Kevin, usala, resta in trincea. Io viaggio solo così. Onorevole Centemero, il centrodestra ha avuto un leader in grado di rappresentare a lungo i suoi elettori, Silvio Berlusconi. Oggi che accadrà? Farete primarie come nel centrosinistra? Guardi, allora, io sono una delle persone che nel mio partito sostiene le primarie e ha sostenuto la scelta dei congressi per la scelta, scusatemi la ripetizione del termine, della nostra classe dirigente. Però volevo fare un appunto al servizio che abbiamo visto prima. Come vedete i nostri servizi sono molto discussi. No, è molto interessante, perché prima sentivo Pippo Civati, che oltre ad essere un amico, vabbè, rappresentante di una forza politica opposta, che parlava di siamo in campagna elettorale e diceva il centro agli elettori. A me sconvolge pensare che in un momento come questo la politica pensi già alla campagna elettorale. Questo è il motivo per cui noi abbiamo perso, e uso noi, abbiamo perso credibilità, perché noi non stiamo in questo momento a pensare a quello che è, a quelli che sono i bisogni del Paese. Ma stiamo a pensare ai partiti, alla prossima campagna elettorale, stiamo a pensare a chi vincerà le sfide delle prossime amministrative, piuttosto che le elezioni politiche del 2012. Si parla, al centro sono gli elettori, no, al centro sono i cittadini, questo dobbiamo dire. Questa è la rivoluzione copernicana, da qui dobbiamo ripartire. E per questo le primarie vere, sono di grande importanza, primarie vere, perché scelgano realmente quelli che sono dei candidati in grado di amministrare innanzitutto nei comuni dove noi andremo al voto, ma per amministrare bisogna avere delle caratteristiche fondamentali che sono competenze. Uno non si può improvvisare amministratore, e così come per andare a rappresentare i cittadini all'interno delle istituzioni bisogna avere delle competenze specifiche. Ad esempio, io provengo dal mondo della scuola e in quel settore mi impegno, non mi impegno in altri. E poi soprattutto un altro aspetto importante che manca ed è mancato alla politica e da cui dobbiamo ripartire, che è quello di non rappresentare solo l'interesse di una parte, ma di rappresentare l'interesse dell'intero paese. Prima si parlava di crisi della rappresentatività della politica e dei sindacati. Perché? Perché anche i sindacati non hanno rappresentato, non hanno fatto il bene del paese, ma hanno fatto il bene solo di una parte. E questo è stato anche l'errore della politica. Allora, io dico una cosa, può vincere un partito o può vincere un altro partito, però quando si governa, e questo governo tecnico ce lo sta dimostrando, quando si governa si devono fare delle scelte anche impopolari, ma si devono fare le scelte che servono per far sì che il nostro paese possa affrontare tutte quelle che sono le sfide europee, internazionali, e modificare anche quella che è la nostra realtà.
Una delle sfide che noi non abbiamo, non siamo stati assolutamente in grado di affrontare è quella della spesa pubblica. La spesa pubblica è eccessiva, andava tagliata, ma non solo nel numero dei parlamentari, ma in tutto. E un leader è una persona che è in grado di incarnare non solo i, se, i sogni, le speranze di quelli che sono i nostri cittadini, ma che è in grado di realizzarle, di portarle avanti anche con scelte impopolari e difficili, ma vanno fatte. Quindi abbiamo visto che esistono dei lealissimi parlamentari di centrodestra che sostengono il governo Monti, che era una delle grandi questioni giornalistiche. Ne abbiamo presente una in studio. Anche Berlusconi sostiene il governo Monti. Ci sono dei parlamentari di centrodestra e di centrosinistra che hanno capito la difficoltà che sta vivendo il Paese in questo momento, ma anche l'opportunità di poter fare delle scelte per il Paese. E anche il presidente Berlusconi, nella sua leadership, che è stata innegabile per il nostro Paese, e nella sua responsabilità, ha fatto un passo indietro proprio per permettere al Paese di affrontare quei cambiamenti che non eravamo in grado di fare perché la contrapposizione e lo scontro politico era eccessivo, non si poteva più andare avanti. E questo è stato fatto. E quindi si ripone il tema dei leader all'indomani del governo dei tecnici. Chiamo in causa nuovamente Aurighi, domandandogli nel suo viaggio all'interno di gruppi, dai grillini agli indignati, che teoricamente un leader non ce l'hanno davvero. Certo, c'è Beppe Grillo per i grillini, ma nel grande arcipelago degli indignati si fa fatica a intravedere. Quello è un tipo di politica che può farsi rappresentare da sola, che non vuole leader, che decide di saltare le mediazioni, mi pare. Sì, e questo sarà il motivo per cui andrà tutto probabilmente a un esito diverso da quello che gli indignados italiani si aspettano. Cioè, la mancanza di un leader in politica qui in Italia è la garanzia di arrivare a un insuccesso. Tant'è vero che vale esattamente l'opposto. In Italia vanno avanti solo i movimenti e i partiti che si riconoscono tout court in un leader. Nel caso della Lega Nord la cosa è eclatante perché Bossi è addirittura considerato un vero padre della patria, che è qualcosa di più di un leader politico. All'interno di Grillini, Grillo, per quanto neghi che, di essere un leader assodato, è evidentemente l'anima del movimento. Probabilmente dopo il regolamento di conti all'interno della Lega Nord e dopo la prova elettorale nazionale del Movimento 5 Stelle si capirà se la politica italiana ha veramente trovato una nuova formula per rappresentare le istanze degli italiani. Perché alla fine, vedete, qual è il paradosso? Quando l'onorevole Centemero parlava adesso, sembra quasi una bestemmia politica, però che differenza ci sono tra le cose che ha detto lei e un grillino? I costi della politica, il taglio dei parlamentari, la reale capacità di essere rappresentati, questi sono i grandi temi trasversali, esatto, alla società civile. Quindi, esatto, quello che manca non è la capacità di afferrare le istanze, cioè di metterle a fuoco. La vera difficoltà è quella di dare una realizzazione pratica a queste cose. Naturalmente poi mi allargo solo un attimo al ragionamento al sindacato, perché spesso le cose migliori vengono, le cose più interessanti si sentono a microfoni spenti, e quindi mi permetto un intervento a gamba tesa rispetto alla capacità di rappresentatività del sindacato. Noi, come Officine Tolau, abbiamo anche avuto diversi incontri in ambito sindacale, e quando noi poniamo la questione della rappresentanza del precariato, e diciamo, ma scusate, ma perché, guarda, non faccio nomi né sigle, perché tanto è la questione trasversale, perché non fate del precariato la vostra vera battaglia? Una delle risposte più oneste, però a microfoni spenti, è: e poi noi le tessere, visto che i precari non se le fanno, noi gli stipendi con che cosa ce li paghiamo? Quindi andiamo a vedere i costi della sopravvivenza stessa di una struttura all'interno del sindacato, così è come è l'analogo della politica, no? Che cerca assolutamente solo di mantenere se stessa. La dinamica è identica nel sindacato, quindi sì, facciamo pure tanta accademia, però poi spesso la sostanza si nasconde in vicende molto, molto più terrene. Già, una risposta molto eloquente e che ci dà il senso di quello che effettivamente accade in alcuni ambiti. Continuiamo a parlarne subito dopo la pubblicità, tra pochissimo.
Bentornati in studio. Onorevole Centemero, le faccio un'altra domanda. Lei ritiene giusto che i cittadini elettori non possano votare chi vogliono, come loro rappresentanti? Allora, noi abbiamo un sistema di elettorale molto complesso e molto diverso a secondo del tipo di istituzione che andiamo a rappresentare. Nei comuni, per esempio, abbiamo la scelta diretta del sindaco con i consiglieri che sono scelti con preferenza uninominali. In provincia, faccio riferimento al Parlamento nazionale. Esatto, in provincia abbiamo i collegi uninominali, sì. In regione abbiamo listino bloccato o preferenze, insomma, a secondo della regione. Tengo a precisare, ad esempio, che in regione toscana c'è completamente listino bloccato. Grazie per il ripasso di diritto costituzionale. In Parlamento? E in Parlamento, no, perché è bene che si sappiano queste cose, certo. Perché uno deve approfondire le cose per esprimere un'opinione. In Parlamento noi abbiamo un listino bloccato. Io sono molto chiara da questo punto di vista. Io sono contraria alle preferenze, ma sono contraria anche a questo tipo di sistema che abbiamo attualmente. Nel senso che è necessario, e qui i partiti che in questo momento si stanno assumendo una responsabilità molto grande, che sono appunto il PDL, insieme alle forze di centro, insieme al PD, di fare una riforma, di proporre la riforma elettorale che riporti la possibilità da parte degli elettori di scegliere i loro rappresentanti a livello parlamentare, così come avviene in comune, così come avviene in regione, così come avviene nelle province. È chiaro che non esiste un sistema elettorale perfetto. In questo momento le varie forze politiche al loro interno stanno analizzando, stanno facendo degli studi per proporre un modello elettorale, si stanno confrontando tra di loro e io mi auguro che entro il termine di questa legislatura noi possiamo approvare in Parlamento, perché questo è uno dei nostri compiti, una riforma elettorale che riporti la possibilità ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti e dall'altra parte ai politici di legarsi in modo più stretto al territorio in cui sono eletti. Il Parlamento ha una grande responsabilità e riacquisterà i parlamentari. In soldoni, traduco quello che sta dicendo l'onorevole Centemero, ci si augura che il Porcellum, che purtroppo anche il PDL ha votato, venga abolito. Lo vediamo nell'inchiesta curata per noi da Giacomo Iacomino. Veränderung dieses Programms kann und wird es nicht geben. This alone could generate 140 billion euros of additional growth in our economies. Right here in the United States of America. L'immobilismo e la crisi di rappresentanza che c'è in Italia diventa ancora più sentita se proviamo a guardare come stanno gli altri paesi. Serve una politica nuova, si tende a gridare. All'estero questa rivoluzione, questo cambiamento è già partito da tempo. Sarà banale e riduttivo, ma basta guardare i capi del governo. Barack Obama è il primo afroamericano divenuto presidente degli Stati Uniti. Il cancelliere tedesco è Angela Merkel, una donna. David Cameron, premier britannico, ha 46 anni. In questi paesi tutto questo è percepito in maniera assolutamente normale. Ci credereste oggi se vi dicessimo in Italia il prossimo presidente sarà una donna o un quarantenne? Ma rilascia il piacere! Il problema però è alla base, perché in Inghilterra e negli States il sistema elettorale è basato su un perfetto bipolarismo, negli Stati Uniti fortificato da primarie in tutti e 50 gli stati. In Italia? In Italia c'è il Porcellum, un sistema elettorale che non fa scegliere i cittadini. Detta in breve, tu voti il candidato premier o il partito. Poi è il partito a mettere in Parlamento i nomi che decide lui. Un sistema che oggi non convince più e che va cambiato. Bisogna trovare dei sistemi elettorali che permettono effettivamente ai cittadini di selezionare i politici e non ai partiti. Con questa legge elettorale sono sostanzialmente i partiti che selezionano i politici, ma con le leggi elettorali precedenti non è che fosse molto, molto diverso. In fin dei conti adesso si chiede di tornare al proporzionale più che altro con le preferenze. Ma è stata proprio questa legge elettorale proporzionale con le preferenze che è stata sommersa da un referendum all'inizio degli anni 90. È stata la legge elettorale che ha portato il Parlamento ad essere pieno di persone che poi sono state inquisite da Tangentopoli. Proprio in questi giorni siamo tornati a parlare di sistema elettorale, grazie a oltre un milione di firme raccolte per un referendum comunque respinto dalla Consulta. Qui ci troviamo in un paradosso, perché gli stessi che dovrebbero abolire il Porcellum sono quelli che l'hanno inventato. Per cui l'esigenza c'è, no a pasticci, e appunto che ritorni soprattutto la possibilità per i cittadini di scegliere i loro rappresentanti. In questo senso
noi abbiamo un antidoto fenomenale che, se non ci dovesse essere la riforma del Porcellum, si fanno le primarie di collegio per scegliere i parlamentari in ogni partito, così non solo si sceglie la corrente che già è già troppo impegnativo, ma si scelgono delle persone che il singolo elettore conosce e a cui nel corso di 5 anni di mandato può chiedere conto, può incontrare, può verificare. La nascita di nuovi movimenti sì, ma non sempre ci si fida. La gente, gli vanno bene anche i partiti che ci sono, basta che si rinnovino, che cambino atteggiamento e siano costruttivi. Adesso, per esempio, oggi, stanno discutendo la riforma elettorale, combineranno qualche cosa, se non combinano niente aumenterà la disistima. Lo so che è un argomento difficile, ma ci si mette lì e qualcosa devono concludere. Questo vuole la gente. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'obiettivo è che il cittadino possa tornare a votare chi la pensa come lui e non chi si avvicina a pensarla come lui e che intanto però fa parte di una coalizione che la pensa totalmente in un altro modo. La speranza, il bene comune percepito oggi è questo. L'alternativa? Partiamo dall'8% di gradimento come sistema dei partiti. Metà delle persone, il 50%, dice che non andrà a votare. Poi magari non è vero, sarà qualcosa di meno, però sono segnali allarmanti che provengono da tutte le fasce sociali, da tutte le parti politiche, perché è chiaro che l'astensionismo colpisce soprattutto un centrodestra che non ha finito il lavoro e largamente ha fallito, no, rispetto alle promesse da cui era partito, però riguarda anche noi. Ma con un astensionismo record, allora addio fiducia nei politici. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Non ti parlerei di un addio. Parlerei piuttosto di una ridefinizione di un rapporto. Nel secolo passato il rapporto di fiducia, il mandato conferito dagli elettori ai partiti si basava su un sistema di idee e di valori. Questo sistema di idee e di valori si è sgretolato, si è sfarinato e deve essere sostituito da un nuovo sistema di idee e di valori. Quando si dà un mandato a un politico o a una formazione politica, lo si dà su una visione delle cose. Ecco, questa visione organica e coerente non è più quella di prima e però non è ancora definita la nuova, non è ancora ben chiarita nella testa dei politici e nella testa, nel modo di pensare degli elettori. Siamo in una fase di transizione. Quando si dice che da questa nuova fase connotata dalla fiducia al governo Monti usciremo molto diversi da come ci siamo entrati, con una geografia politica diversa, e ci riferiamo anche a questo. Su che cosa allora dovrebbe ridefinirsi questa fiducia? Cosa i cittadini hanno davvero bisogno di ricevere dalla classe politica, dalla nuova e buona politica? Chi è investito del compito di governare la res pubblica, di rappresentare i cittadini, in quel momento stesso in cui passa da candidato a titolare dell'incarico, della carica pubblica, deve spogliarsi della sua veste di rappresentante di parte e diventare rappresentante di tutti. In quel momento chi diventa sindaco, chi diventa presidente del consiglio non ha più i suoi amici e i suoi avversari, ma tutti diventano suoi figli, non ci sono figli e figliastri. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Alvisi, lei si sente rappresentato con questo sistema elettorale? Allora, io ritengo che stiamo affrontando la questione dal punto di vista profondamente sbagliato, perché se a livello locale una rappresentanza diretta ha un senso, perché soprattutto nei comuni più piccoli c'è una conoscenza della comunità locale, a livello nazionale non potrà mai funzionare dal mio punto di vista. Bisogna scegliere il leader. A livello aziendale si sceglie chi guida l'azienda si sceglie la squadra di governo, facendo poi fronte a quelli che sono gli interessi degli stakeholder. Il problema che abbiamo oggi
è che non si può dar modo a un leader di lavorare per fare quello che è il suo progetto. E abbiamo un managerialismo politico e non un'imprenditorialità politica, così intendo. Intendo che manca un progetto di lungo periodo. La gente naviga tenendo conto ai propri azionisti, che sono gli elettori, con tante tappe intermedie elettorali a cui far fronte per mantenere il proprio lavoro, no? Come è fisiologico che ognuno faccia. E questo fa il male del paese. Fa il male del paese perché ci vuole un progetto lungo. Quello che manca in tutti i leader, ma non solo italiani, anche leader europei, per intenderci, manca un progetto lungo. È un progetto che non è più nazionale. Cioè, a me viene da sorridere quando oggi si pensa alla politica al problema dell'Italia. Oggi non è il problema dell'Italia, oggi il problema è dell'Europa. Cioè, la leadership forte che deve avere la politica italiana deve essere: andiamo forti in un sistema europeo, facendo finalmente questo passo a metà con il mercato unico europeo, o torniamo indietro e decidiamo questo problema, abbiamo fatto una scelta sbagliata, dobbiamo tornare indietro su un'ottica nazionalistica. Questo deve essere il progetto di lungo, non i dettagli che adesso il governo tecnico anche sta seguendo, che sono importanti per l'emergenza. Ma dalla forza politica ci vuole il progetto di lungo, il leader a cui i cittadini poi si affidano con un interesse, che è in grado di portare avanti un governo, e con un inserimento di meritocrazia. Perché in azienda, quando c'è il leader, viene scelto, a volte fa bene, l'azienda va bene, grandi applausi per il nuovo leader dell'azienda. A volte fa male, l'azienda va male, il board viene falciato completamente, quantomeno nelle aziende private, poi anche lì ci sono delle eccezioni, tutti a casa, progetto sbagliato, a volte è colpa della gestione, a volte è colpa congiunturale, non necessariamente della gestione, ma di tutto il sistema che sta intorno, avanti un nuovo progetto. Quello che io non vedo è il progetto. Dov'è il progetto? Stiamo navigando sulle urgenze, va benissimo perché altrimenti saremmo andati a fondo, ma non vedo emergere un progetto, non c'è. Questo manca alla politica italiana a tutti i livelli, ma non solo italiana, anche alla politica europea, perché è un problema che c'è in Germania, è un problema che c'è in Francia ed è un problema che hanno anche negli Stati Uniti. Siamo riusciti a trasferire il nostro emergenzialismo ai noi anche a qualche altro paese europeo. Buonasera a Giorgia Cipelli, che è in mezzo al nostro pubblico. Buonasera Massimiliano. Anche nel nostro pubblico è diffuso il senso di disaffezione nei confronti della rappresentanza sindacale e politica. Partiamo subito dal mondo del lavoro con la domanda della signora Rosi. Buonasera a tutti. Io volevo dire una cosa, che sono molto delusa dai sindacati, perché ci illudevamo di essere tutelate dai sindacati, invece non è così, perché dopo i 40 anni, i cittadini che hanno superato i 40 anni di età, non c'è più un lavoro. E quindi arrivare fino a una 65 anni per poter avere una pensione, cosa facciamo? Oltretutto i sindacati vedo che vanno sempre a braccetto con i padroni, e noi dobbiamo anche pagare una tessera a un sindacato, che non abbiamo nessun servizio. Raccoglierei anche un'altra domanda, Giorgio. Sì, domanda a tema politico invece dalla signora Grazia. Buonasera, volevo fare una domanda all'onorevole. Oggi voi non avete paura, in quanto un governo tecnico fino alla vostra fine legislatura va avanti, per noi va bene, e come cittadino non vedere più nessuno alle urne, perché voi non ci date più sicurezza? Dunque, la prima domanda la girerei al professor Ricciardi, che non è un rappresentante del sindacato, ma rispetto appunto al tema della rappresentanza. Quello che diceva la signora è che evidentemente c'è questo solco che si è scavato tra i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori che si sentono abbandonati. E questo è, non c'è dubbio. Adesso io non so quanto, diciamo, la questione che poneva la signora sia attribuibile all'azione dei sindacati, perché vedete, qui c'è un problema abbastanza serio, che è questo. Noi abbiamo, c'è stata una lunga fase nella quale il sindacato ha avuto voce e anzi è stato fortemente coinvolto nelle scelte politiche, sono gli anni della cosiddetta concertazione. Poi questa fase si è conclusa, e si è conclusa all'inizio degli anni 2000 con una scelta che è stata fatta dai governi di centrodestra, la quale si basava su un principio. Il principio è quello in base al quale chi governa deve rispondere agli elettori e non deve rispondere alle organizzazioni di interesse, che sono comunque organizzazioni che
rappresentano degli interessi specifici. Io su questo devo dire, prima ho sentito fare un discorso che del tutto non condivido. Il sindacato svolge un'attività in quanto rappresenta degli interessi specifici, non è, diciamo, per definizione un rappresentante dell'interesse generale, è un rappresentante degli interessi dei lavoratori, in particolare dei lavoratori. Deve cercare di rappresentare gli interessi dei lavoratori dipendenti. Ora, diciamo, questo momento, diciamo, nel quale c'è stata questo forte coinvolgimento del sindacato nella politica generale si è concluso. Adesso noi siamo in un'altra fase, nella quale, come abbiamo visto, il governo tecnico, il governo Monti, ha fatto la riforma delle pensioni e i sindacati credo che le abbia sentiti per un mezzo pomeriggio di domenica prima di fare, diciamo, la riforma. E per quanto riguarda il mercato del lavoro, adesso vediamo, qui pare che ci sia un maggiore coinvolgimento. Quindi, diciamo, il problema del sindacato oggi è anche quello di uscire, in qualche modo, forse, da questa situazione. Ma non dipende solo da lui, credo. Non voglio fare qui il difensore del sindacato, perché il sindacato si difende benissimo da solo. Ma, diciamo, il problema è un problema sistemico, cioè siamo in una fase nella quale la politica, pur essendo indebolita, come abbiamo visto, spesso ritiene di poter fare da sola, cioè ritiene di poter, diciamo, svolgere un rapporto, intrattenere un rapporto diretto con le persone, con i rappresentati, saltando le diciamo, rappresentanze intermedie, cioè sindacati e per certi aspetti anche la Confindustria, perché devo dire che anche la Confindustria non è che stia passando un periodo particolarmente, diciamo, felice da molti punti di vista. Ecco. Quindi questo è il punto. Vogliamo pensare che si possa procedere in questo modo, oppure pensiamo che la politica abbia bisogno anche di questa interlocuzione con le forze intermedie, con le forze sociali intermedie? Questo è uno dei temi che stanno sul tappeto per la fase, diciamo, del dopo Monti, che non significa ritornare probabilmente alla concertazione. Però certamente io credo che questi anni hanno dimostrato che saltare le forze intermedie, cioè cercare un rapporto diretto con gli elettori, saltando le forze intermedie, non è una cosa buona, cioè non porta a dei risultati positivi. Ripeto, questo è uno dei problemi che stanno sul tappeto, che sono irrisolti, che questi 10 anni non hanno risolto. Si è pensato, ci si è illusi di poterlo superare, ma in realtà mi pare che i risultati siano risultati scarsi. La questione, diciamo, della rappresentanza sindacale, della capacità dei sindacati di rappresentare, di essere rappresentativi, è anche collegata a questo, oltre naturalmente che alla loro debolezza e anche a loro errori e a loro insufficienze che ci sono sicuramente, e anche le divisioni che ci sono, rispetto alle quali devo dire che l'atteggiamento dei governi in questi ultimi 10 anni non è stato irrilevante. Cioè in questi 10 anni mi pare che i governi non abbiano fatto molto per cercare di avere un interlocutore in qualche modo compatto, ma abbiano fatto molto invece per cercare di dividere. Onorevole Centemero, cosa dice a proposito di quest'ultima affermazione del professor Ricciardi? Ma uso un'espressione latina ricordandomi la mia vita precedente, dividet impera. Cioè, a volte il fatto di dividere è stato funzionale a determinate scelte che non sempre hanno avuto coincidenza con le scelte di cui il Paese ha bisogno. Questa è la realtà che noi abbiamo vissuto all'interno della vita politica, ma anche della vita sindacale. E quindi io credo che ci voglia davvero un grande senso di responsabilità a tutti quanti, e guardare veramente in questo momento a cos'è bene per questo Paese in questa fase, facendo tutti quel passo indietro che è necessario per il bene del Paese, con una trasversalità assoluta. Solo così si può pensare di superare questa situazione di grave difficoltà. Mentre alla domanda che mi faceva prima la signora, io non ho paura, sono preoccupata che è diverso. Perché sono preoccupata? Perché vedo nell'ambito della vita politica dei partiti persone che si rendono conto, politici che si rendono conto dello scollamento che noi stiamo vivendo in questo momento, politici che sanno assumersi delle responsabilità e che sanno agire per quel che è dato loro, perché a volte veramente è molto complesso e molto difficile poter fare qualcosa di concreto e dare delle risposte concrete. E altri invece che vengono da una storia della politica
non legata a un territorio, non legata alla gente, ma legata, scusatemi questo termine, ma al potere, che pensano di poter andare avanti su questa strada. E questo a me preoccupa molto. Preoccupa molto la irresponsabilità di alcuni politici che non sono in grado di capire che bisogna cambiare. Bisogna cambiare, assolutamente. E ci sono persone che, scusate anche questa espressione, che fanno battaglie per questo. Fanno battaglie per le primarie, fanno battaglie per poter cambiare le cose. A volte ci riescono, altre volte no, perché sono osteggiati al loro stesso interno, ma continuano. Perché veramente questo è il momento di cambiare, se no la politica non avrà più un senso. Non c'è dubbio che per far riacquisire credito alla politica sia indispensabile che i politici tornino ad essere responsabili e paghino direttamente. Continuiamo a parlarne subito dopo la pubblicità. Bentornati in studio. Crisi della rappresentanza, politica e naturalmente tante mail che arrivano dal nostro pubblico, vero Alessandro? Proprio così, prima Pietro Echino ha parlato di un paese disorientato di fronte alla situazione che stiamo vivendo e Alvise Biffi ha detto che non vede un progetto di lungo periodo. Il risultato è una gran confusione, unita anche ad un certo scoramento, che sono proprio le sensazioni prevalenti che emergono dalle mail che ci sono arrivate e che adesso vi leggo, come quella di Giampaolo De Vincenzi da Busto Arsizio, che scrive: il braccio di ferro che si è verificato alcuni mesi fa fra CGIL, CISL e UIL sugli accordi di Pomigliano e Mirafiori mi ha lasciato perplesso. Com'è possibile che tre organizzazioni sindacali abbiano avuto un atteggiamento tanto diverso nel rappresentare gli interessi dei lavoratori? Com'è possibile che ciò che veniva ritenuto positivo dagli uni fosse considerato un'evidente violazione dei diritti fondamentali dagli altri? Come lavoratore mi sono sentito confuso e preoccupato perché il sindacato, che mi avrebbe dovuto rappresentare e tutelare, si è invece diviso, dando vita ad una guerra intestina che ha danneggiato tutti. Questa è la prima mail. La seconda è di Elena Baroncini da Imola, che scrive: quando si parla di rappresentanza penso subito alla politica. In questi ultimi anni di crisi credo che nulla sia apparso più distante dai cittadini elettori come il mondo della politica, appunto, soprattutto quella romana, incapace di compiere il suo pur minimo sacrificio di fronte ai grandi sacrifici che la politica ha chiesto invece ai cittadini per rimettere in carreggiata un paese ormai allo sbando. Mi chiedo quando potrà accadere che anche il nostro paese possa avere una classe politica sobria all'altezza di quella inglese, tedesca o francese. Come sentite, domande decisamente impegnative e che riguardano sempre questo tema, il nodo della crisi della rappresentanza intorno al quale stiamo cercando di orientarci, di sviluppare ragionamenti che possano essere utili anche nella nostra vita quotidiana. Diceva prima il professor Ricciardi che il sindacato si difende benissimo da sé, non c'è alcun dubbio, però gli giriamo la domanda del primo telespettatore. Dunque, la questione degli accordi di Pomigliano e di Mirafiori è una questione complessa. Ci sono due aspetti fondamentalmente. Uno riguarda, diciamo, l'organizzazione del lavoro e le conseguenze dell'organizzazione del lavoro. Lì, diciamo, sono accordi come se ne fanno tanti. C'è un cambiamento, cioè lì c'è stato un cambiamento dell'organizzazione del lavoro all'interno di questi stabilimenti. Naturalmente questo ha determinato una serie di cambiamenti rispetto alle normative precedenti. Diciamo, su questo credo che c'è poco da dire, nel senso che quando cambia l'organizzazione del lavoro, poi le normative, anche contrattuali, cambiano, si modificano, eccetera. E su questo devo dire non c'è stata nemmeno, mi pare, una particolare radicalizzazione da parte delle organizzazioni sindacali. Il problema vero è un altro, cioè il problema è, per venire appunto all'argomento di cui ci stiamo occupando, il diritto ad essere rappresentati, perché in questi accordi si è cercato, diciamo alla fine di tutta la partita, poi di escludere una organizzazione sindacale, della quale, diciamo, tutto si può dire che sia radicale, si può dire che non si condivide, si può dire quello che si vuole, ma non si può dire che non sia rappresentativa all'interno diciamo degli stabilimenti della Fiat, anzi probabilmente il sindacato maggiormente rappresentativo. Cioè si è voluta, a mio avviso, fare una forzatura rispetto al tema della rappresentatività, che naturalmente ha determinato diciamo delle reazioni, delle conseguenze di tipo reattivo, cause in tribunale, quindi diciamo vicende di varia natura.
Questo è un problema, a mio avviso, ed è una forzatura che non può fare bene al paese, io credo non possa fare bene nemmeno all'azienda, nemmeno alla Fiat. Perché il problema, diciamo, è che se si vuole far funzionare un'azienda, c'è un dato, poi naturalmente si potrà non essere d'accordo su questo, ma c'è un dato fondamentale, soprattutto nell'organizzazione del lavoro attuale, che è quello del consenso, cioè non si può far funzionare un'azienda, oltretutto con tutti i problemi di qualità, della prestazione, eccetera, pensando di poter imporre semplicemente le proprie decisioni senza porsi il problema del consenso di coloro che operano al suo interno. E naturalmente una rottura di questo genere, a mio avviso, non aiuta da questo punto di vista. Quindi io penso che sia stato commesso un errore, questo errore io temo che la Fiat rischia di pagarlo, credo che ci sia comunque la possibilità di recuperare rispetto a questa situazione. Devo dire che ho trovato la posizione della Confindustria su questo, diciamo, non sempre sufficientemente, diciamo, incisiva, nel senso. Aspetti, che la Confindustria mi sembra che sia, stato un po' a guardare. Lei cosa ne dice? Questo. Tavolo negoziale dal punto di vista di Fiat è andato a incidere parecchio lato Confindustria, perché uno dei problemi focali era uno degli accordi del contratto unico concordato tra Confindustria e i sindacati, che nella fattispecie specifica di Fiat non era condiviso dal management Fiat. Quindi la Confindustria, per quanto Fiat sia uno dei suoi associati anche storicamente più importanti, deve guardare all'interesse di tutti gli associati di Confindustria, quindi deve estrarre quella che è una singola trattativa negoziale specifica, per quanto importante, in cui cerca di dare il maggior sostegno possibile al suo associato nella trattativa negoziale, da quello che comunque è l'interesse generale di tutti gli altri 150.000 associati all'associazione. Per cui il caso Fiat ha molte peculiarità, e il vero problema è stato che è stata un'astrazione della contingenza specifica negoziale portata a livello mediatico nazionale per spostare un problema specifico da un problema più di tipo politico. Si è passati dalla negoziazione di alcune particolari specifiche dell'impianto di Pomigliano per portarla a livello politico su un braccio di ferro negoziale all'epoca più col governo che non con la Confindustria, rispetto a delle forze politiche legate all'ambito dei lavoratori, della CGIL e quant'altro. Quindi, come sempre, quando si esce dallo specifico per portare su un tavolo da principio, che è la prima regola ai tavoli negoziali, non bisogna mai negoziare i principi perché sono per definizione innegoziabili, ma bisogna negoziare oggettivamente quelle che sono le cose che possono portare a un punto di incontro, si è commesso l'errore fondamentale di portare sul principio quella che era una trattativa ben avviata dal punto di vista negoziale, il che ha creato dei blocchi che poi tutte le forze in campo, sia a livello sindacale che a livello confindustriale, che a livello governativo, che a livello della Fiat, si sono trovate in posizioni difficili per trovare un punto di incontro. Da questo io vorrei estrarre due punti che secondo me sono veramente rilevanti. Primo, che non bisogna mai prendere dal particolare e farlo diventare una questione di principio e una posizione di bandiera nazionale, perché non si fa l'interesse specifico di quei lavoratori, che poi non fanno più una negoziazione per il loro lavoro, ma la fanno su dei principi generali che bisogna vedere fino a che punto possono essere appunto negoziati. Secondo, il problema non sono i 5 minuti di pausa che i lavoratori chiedevano, che Marchionne non voleva dare, più una serie di altre cose. Il vero problema è la capacità di attrarre dell'Italia investimenti anche stranieri verso il nostro paese, che generino sviluppo e che generino nuovo benessere per tutto il paese. Se noi ci incaponiamo su trattative singole facendo emergere il brutto e non il bello della negoziazione, non facciamo buona pubblicità di quello che è il nostro paese. E quindi il rischio non è tanto perdere Fiat, che prende e si trasferisce negli Stati Uniti con un grosso danno comunque per tutto l'indotto che c'è rispetto alle aziende e l'impianto di Torino, quanto lo scoraggiare anche altre aziende non italiane che, vedendo nell'eccellenza per esempio della qualità del lavoro italiano, che è riconosciuta a livello internazionale come mediamente più alta, l'eccellenza dei lavoratori italiani che sono a livello internazionale riconosciuti come i più duttili all'interno dei team,
perché l'italiano si inserisce anche in team internazionali sempre benissimo rispetto alla media europea, ma non solo europea, dei lavoratori. Quindi il Made in Italy, anche come forza lavoro, è molto riconosciuto a livello internazionale come qualità formativa, capacità degli italiani anche dal punto di vista proprio delle proprie relazioni sociali di inserimento e come produttività nel lavoro, perché comunque l'italiano rispetto alla media internazionale è un gran lavoratore che poi siamo bravi a tirarci, come dire, le bastonate negli stinchi da soli. Per cui tutti questi tavoli negoziali che vengono estremizzati, estremizzando al peggio, fanno il male del paese. E non bisogna andare nel dettaglio, perché quello che è stato negoziato in Fiat è stato negoziato in decine di altre aziende di varia natura con caratteristiche diverse, senza un'ora di sciopero, con pieno accordo da parte di tutte le forze sindacali, perché si è portata la negoziazione nel tavolo negoziale e non sulle pagine dei giornali, travasando da quelli che sono accorgimenti oggettivi a questioni di principio istituzionale, che non fanno il bene dell'azienda e non fanno il bene del paese. E per essere attrattivi di investimenti esteri, quindi per fare anche il bene del paese, è indubbio che, come ci ricordava la seconda mail della nostra ascoltatrice che è arrivata e che ci ha letto, Alessandro Rossi, occorre avere una classe dirigente di livello europeo, del migliore livello europeo, perché come stiamo vedendo in questa fase alcune classi dirigenti dei nostri cugini continentali non brillano granché, mentre per fortuna alcuni passi in avanti sono stati fatti grazie al governo Monti. Io ringrazio tantissimo in questa puntata difficile e complessa i nostri ospiti, il professor Mario Ricciardi, l'onorevole Elena Centemero, Alvise Biffi di Assolombarda e Stefano Aurighi, che era in collegamento con noi. Ringrazio Alessandro Rossi e Giorgio Cipelli come sempre e tutto il nostro pubblico e vi invito lunedì prossimo ad una puntata, crediamo, molto interessante anche da questo punto di vista, perché per avere una classe dirigente di livello europeo bisogna superare l'Italia delle emergenze, quella che troppo spesso finisce per essere una caratteristica strutturale nostra e rispetto alla quale probabilmente bisogna anche riflettere sulle caratteristiche, se esiste. Proveremo a ragionare nella prossima puntata di un'antropologia di un carattere nazionale. Ne discuteremo lunedì prossimo al Bene Comune. Buon proseguimento con i programmi di Studio 1 e buona serata.